Nonostante l'aumento dei contagi, la situazione nelle scuole può essere ancora tenuta sotto controllo con uno sforzo aggiuntivo di responsabilità e prudenza da parte di tutti, studenti e familiari. Ne è convinto Gianni Santilli, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pescara, reduce da una riunione con la ASL in cui si è deciso di mantenere le scuole aperte implementando i servizi di tracciamento e controllo con una nuova sede per effettuare i tamponi anche nel fine settimana. Ieri mattina abbiamo avuto un'interlocuzione con la ASL e abbiamo concordato di aprire una sede che per poter fare i tamponi anche il sabato e la domenica. Come già sapete tutti, i tamponi si fanno dal lunedì al venerdì allo stadio, però vogliamo aggiungere una sede nuova per dare la possibilità a chi non può fino al venerdì di farlo il sabato e la domenica presso una scuola, la scuola media Foscolo in via Einaudi. Chiaramente sfrutteremo la chiusura della scuola, sfrutteremo la palestra della scuola media Foscolo e soprattutto il grande parcheggio che offre la scuola. Il servizio di tamponi molecolari nella palestra della scuola media Foscolo, che si aggiunge a quello dello stadio Adriatico Cornacchia, operativo dal lunedì al venerdì, partirà già da questo sabato, ma non questa domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Dalla prossima settimana il servizio sarà effettuato anche di domenica. La situazione nelle scuole di Pescara qual è, assessore? La situazione nelle scuole di Pescara non è drammatica, però bisogna essere attenti. Quindi il suggerimento che io continuo a dare ormai da tutti i giorni è quello di rispettare le regole, la mascherina, il distanziamento, il lavaggio delle mani. Queste sono le priorità. Noi la riunione che abbiamo avuto ieri è stata una riunione molto dura per prendere delle decisioni molto importanti. Siccome i casi purtroppo in Abruzzo stanno risalendo, bisogna essere molto ma molto attenti. Richiudere le scuole significherebbe a livello psicologico per i ragazzi tornare a quello che eravamo in un anno e mezzo fa. Quindi mi sono battuto per questo, ci sono riuscito e speriamo di avere la responsabilità, dico io, da parte sia dei ragazzi ma soprattutto dei familiari. Quindi abbiamo deciso di tenere ancora le scuole aperte, però diamo la possibilità di fare i tamponi a tutti i ragazzi. Quindi, ripeto, dal lunedì al venerdì si possono fare i tamponi presso lo stadio sia la mattina che il pomeriggio. Da sabato attiveremo la procedura dei tamponi anche alla scuola media Foscolo in via Einaudi.